Questa mattina c'è stata la firma del contratto, Massimo Oddo è il nuovo allenatore del Pescara. Il nuovo allenatore del Pescara e credo che adesso bisogna preparare una squadra competitiva per poterci giocare un campionato che ci dia più soddisfazioni sicuramente di quello di quest'anno. È stata una scelta che è durata diversi giorni, c'erano tanti allenatori, tanti pretendenti alla panchina del Pescara. La scelta è ricaduta su Massimo Oddo perché, Presidente? Ma perché sicuramente è un tecnico che conosciamo, ha lavorato già con noi, il direttore Repetto, ma anche Bocchetti, anche se non ci ha lavorato insieme, però soprattutto Repetto ha grande fiducia in questo allenatore, quindi è giusto che poi alla fine la scelta sia ricaduta su Massimo. E adesso cominciamoci a lavorare perché non basta il tecnico, bisognerà fare la squadra e poi cominciare questo campionato nel migliore dei modi. Questa mattina è partito il ritiro del Pescara al Delfino Training Center, parte questa nuova avventura, si riparte dalla Serie B. Presidente, basta tornare indietro di 2 settimane al 14 agosto con il Pescara che era in lotta in questa sfida play-out con il Perugia per evitare la retrocessione. Beh, certo, è stato un finale veramente difficile per il Pescara, anche se nelle 2 partite di play-out credo che il Pescara abbia assolutamente meritato quello che ha conquistato poi sul campo. Se basta pensare ai 2 rigori, uno all'andata e uno al ritorno non dati, che il Pescara probabilmente ai rigori non ci sarebbe nemmeno arrivato. Quindi, però non dobbiamo capire che sul campo eravamo retrocessi, quindi vuol dire che qualcosa non è andato e allora bisogna ripartire bene, cercare di creare un gruppo di lavoro importante e cercare di non ripetere gli errori del passato. Perché Massimo Oddo, perché no Sottil, che pure aveva conquistato la salvezza, e poi c'erano anche Pecchia, Di Biagio, e le chiedo, Presidente, se avete fatto un pensiero anche a Zeman e a Pillon, per esempio. No, gli allenatori che erano sulla nostra lista erano loro, erano il mister Sottil, Oddo e Gigi Di Biagio, questi erano fondamentalmente i 3. La scelta è ricaduta su Oddo per tanti motivi, tra cui quello che ho detto prima, ma credo che qualsiasi fosse stato l'allenatore sarebbe stato sicuramente all'altezza. Presidente, non è un mistero, ma in questi giorni la società sta lavorando, lei sta lavorando anche proprio sul fronte dirigenziale del futuro, ci sono delle trattative per l'ingresso di alcuni soci nel Pescara o anche per la vendita della società? Non le chiedo di farci dei nomi, le chiedo di dirci insomma se ci sono queste trattative in corso e quali potrebbero essere i tempi per avere qualche notizia. Ma che ci stia lavorando non è un segreto, lo sapete tutti e lo sapete da sempre. Che i tempi non li posso dire perché non è che c'è una scadenza, una deadline per chiudere l'operazione. Il Pescara, con o senza nuovi soci, con o senza nuovo proprietario, va avanti, quindi non è un problema. Se dovesse arrivare una persona capace di dare qualcosa in più, sarò il primo ad esserne contento. Quindi non c'è nessuna fretta, nessuna trattativa che incombe, nessuna persona che domani mattina possa in qualche modo chiudere l'operazione, per cui col tempo, con calma ci lavorerò, come ho sempre fatto. C'è una cordata cinese di Hong Kong? Sì, una cordata per appenderci, cioè, lasciamo perdere, che hanno detto di tutto e di più, ma veramente mi viene a sorridere perché qui ogni giorno esce una novità, l'importante è trovare gente seria.